Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono appena rientrato da Terni, quindi mi dispiace per l'orario, ma purtroppo questo è, insomma. E bene, andate a vedere anche sul canale, su Instagram, che io posto sempre qualcosa. E detto questo, oggi si è svolta la terza di campionato a Terni, allo stadio Liberati, alle ore 16:15. Io direi, bando alle ciance, io direi un Pisa stratosferico veramente. I primi minuti sono stati un po' di studio, diciamo così, ma sono passati veramente 9 minuti e poi sul calcio d'angolo, battuto da Birindelli, De Vitis in sacca e non può niente Iannarè. A quel punto siamo già sull'1-0 per il Pisa. Pisa propositivo, in tutto e per tutto, un centrocampo che ha tenuto bene le fila. Poi andremo a analizzare, vediamo, ma comunque un bravo a tutti, fondamentalmente un bravo a tutti, un ottimo De Vitis oggi, veramente era in palla alla grande, correva di Touré, sembrava ce ne fossero due Touré, incredibile. Gucker un pochettino in questo ruolo nuovo, però poi insomma con l'andare del tempo si è inserito bene, ecco. E una formazione iniziale veramente azzeccata da parte del mister, bravo Birindelli oggi, tornato sulla destra, Emerson si è riposato e quindi bene, bel beruatto, le verbe, che dire, manca a dirlo, Caraccio, solito Caraccio, Marsura oggi bene, bravo. Sta crescendo anche questo ragazzo, ovviamente, per non parlare di Luca, perché insomma Lorenzo veramente ha dato prova anche oggi di essere veramente un talento, e brava la nostra società che è riuscita a caparrazzo. E poi avete visto, è entrato Coin, ora poi andiamo a vedere per bene. È entrato Coin e anche lui ha messo la firma. Bene, io che dire, sono contento perché insomma poi siamo andati a vincere a Terni, che ve lo dica qua. Bene, allora dunque la prima rete l'abbiamo vista, e poi al 30esimo purtroppo sul fallo in area di rigore da parte di Marin su Salzano, l'arbitro Maresca assegna il massimo penalty. E niente, anche per il VAR andava bene così, ma io l'ho visto un po' involontario. Comunque il regolamento dice che quando si tocca l'avversario. Vabbè, ha dato il rigore, Donnarumma realizza l'unica azione che la Ternano ha già fatto, il gol di Donnarumma sul rigore, perché se no neanche quello facevano, anche perché la difesa del Pisa si è dimostrata veramente. Abbiamo perso l'imbattibilità, va bene, ma perché l'abbiamo persa? Vabbè, l'abbiamo persa su calci di rigore, ma se no anche oggi sarebbe stata veramente un'altra giornata da scrivere negli annali. E va bene così, lo stesso, comunque una difesa che veramente ha retto quelle poche azioni che scombinatamente la Ternana riusciva a fare tra virgolette, e non c'è stato niente da fare per Furlan, per Donnarumma, rigore a parte, per Faletti e per Mazzocchi. Non c'era trippa per Gatti oggi, non ce n'era. Bene, al 32esimo, quindi dopo 2 minuti che Donnarumma ha realizzato il rigore, ci provano in area di rigore Touré. E dopo Marzu, la palla non vuole entrare, batti, traversa, esce la palla, alla fine Sorensen la mette dentro, autorete, e siamo sul 2-1. 36esimo, traversa di Furlan e Beruatto, bravo Beruatto, la mette in angolo. E al 37esimo un'altra azione, diciamo così, da parte, l'unica azione saliente veramente da parte della Ternana, e
Conclusione di Faletti al limite, Nicolas respinge. Quindi il primo tempo si chiude qua. Ecco, direi che Pisa veramente che ha saputo reagire dopo rigore. Io ci metto anche tra virgolette, sono spinto anche dal tifo. Insomma, comunque i ragazzi hanno veramente oggi hanno dato prova di essere in palla, ecco. Quindi rinizia la ripresa, al 51esimo Pisa va vicino alla rete, su angolo De Vitis di testa, ma Iannarilli si salva in due tempi. Il gol è nell'aria, perché il gol questa è una delle azioni diciamo più salienti, ma ce ne sono state altre, adesso non vengo qua insomma a dirvele, vi dico solo quelle più salienti. Quindi al 57esimo, dopo uno svarione difensivo di Salzano, innesca Lucca, il quale fulmina Iannarilli e il Pisa è sul 3-1. Un gol, ragazzi, una bordata di Lucca, che non c'è stato niente da fare per il portiere Ternani. Niente da fare. E siamo sul 3-1. Sul 3-1, esatto, sì, siamo al 57esimo. Al 65esimo... Lucarelli fa le sostituzioni, una tripla sostituzione, fuori Faletti, Donnarumma e Ghiringhelli, che non è che abbiano fatto niente di che, poi c'è Donnarumma a rigore, ma poi per il resto, e metto dentro Paghera, Pettinari e Palpipido, ma praticamente niente. Al 75esimo esce Mantella, dentro Celi NP. Quindi al 76esimo iniziamo in Dungeon, inizia a fare sostituzioni e toglie Marsura e Beruatto, e dentro Coin e Emerson. Io direi un bravo a Beruatto, bravo Beruatto e bravo anche Marsura, ecco, tutti bravi in definitivo oggi, ragazzi, perché sì, forse un pochettino Gucker, ma è una posizione magari nuova. Io penso che i ragazzi si sono meritati un bravo, io sto parlando bravo per modo di dire, qui stiamo parlando di 7 in su, a pagella. Sapete che io non do mai le pagelle, non do mai i numeri, perché secondo me quando dico bravo dico sono tutti bravi, va bene così, però oggi bravi, sì, da 7 in su, ok? Quindi c'è chi ha 7,5, c'è chi 8, eccetera, eccetera. Ma per me sono tutti bravi, quindi va bene così. Poi al 76esimo, Marsura, Beruatto, dentro Coin, Emerson, sì, l'ho già detto. E poi all'86esimo c'è la doppia sostituzione. Però prima della sostituzione viene la rete. All'84esimo... Lucca si libera di Celli e serve Coin. Destro secco e rete, e 4-1. Quindi anche Coin mette la firma oggi, entra e mette la firma e siamo a posto. La partita all'84esimo si può dire chiusa. Chiude la sala cinesca e si chiude la partita. Tutto il resto è poesia, né più e né meno. All'86esimo doppia sostituzione, quindi fuori Lucca e De Vitis, dentro Nagy e Masucci. Avrei voluto vedere Nagy magari un po' più, 4 minuti non sono niente, e comunque va bene, insomma, nel senso, e anche Masucci insomma è entrata all'ultimo, beh, comunque la squadra è andata liscia, è andata bene. Fondamentalmente, cioè nel senso, mister ha sostituito ovviamente, ma alla fine fondamentalmente c'è, cioè, la squadra veramente io non ho più parole, perché cioè, hanno giocato tutti veramente veramente bene, ripeto. Poi poi ci sono stati 4 minuti di recupero, ma fondamentalmente c'era o non c'era il recupero, c'era un tifoso accanto a me, insomma, si parlava eccetera eccetera, lui diceva: no, perché a te ne abbiamo sempre perso. Sì, dico sì, è vero, ma 4 minuti, ma neanche se ti ci metti di impegno. Vabbè, questa è una battuta.
Oh, dunque, allora, detto fra noi, i ragazzi hanno giocato tutti bene, cioè nel senso di trovare che va Nicolas, mamma mia, ora a parte il rigore lasciamo perdere, ma Nicolas benissimo, la difesa in toto, bene, De Vitti si è mosso bene, Marin correva su e giù, cioè indipendentemente dall'episodio di rigore, ma Marin ha veramente corso tanto, era, anche lui era dappertutto, Touré sembrava ce ne fossero due di Touré. Cioè, voglio dire, oggi veramente Marzura, bravo anche Marzura. Luca si alza le mani, ovvio. E poi anche qua di Tato Coin ha fatto il resto. Bene, io penso che per questa disamina, ragazzi, siamo a posto. Io ho una squadra che, ripeto, una squadra che si avvia piano piano a entrare veramente a macinare. Bene, poi prima di chiudere voglio far vedere una cosa. Qui io ho trovato, ecco qua, mio amico Alessandro che mi segue sempre su YouTube, mi ha salutato, a me mi ha fatto altro che piacere, veramente un bravissimo ragazzo e grande tifoso anche lui, ovvio, e insomma mi ha fatto complimenti. Io ci sono rimasto veramente 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 bene, cioè nel senso ti ringrazio, ecco, nel senso ringrazio lui, ringrazio tutti voi che mi seguite, insomma che commentate e tutto quanto, e niente, mi premeva ringraziarlo così nel video. Ok, detto questo, una cosa, sbrigatevi se dovete andare a Parma perché i biglietti stanno esaurendo. Io l'ho fatto, ma l'ho fatto giusto quando sono rientrato adesso, 10 minuti fa ho fatto i biglietti per Parma perché sono già rossi e sono limitati, c'è scritto già sono bordati rosso, quindi se qualcuno ha intenzione di andare a Parma sbrigatevi a fare i biglietti perché altrimenti non li trovate più. Io ci sono arrivato proprio giusto, quindi sbrigatevi perché mi sa che siano gli ultimi tagliandi disponibili. Per quanto riguarda Vicenza ancora non ci sono tagliandi a disposizione, però scusate, mi premeva dirlo. Oggi ho perso la voce perché ho fatto altro che urlare dal primo minuto all'ultimo, va bene, e quindi ecco, mi premeva dirvi questo. Per Vicenza ancora gli tagliandi non sono in vendita, quindi io per Parma mi sono già procurato, per Parma hanno già aperto, quindi niente. Giusto per dirvi questo. Ragazzi, io per questo video mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E poi ora in settimana voglio fare la live. Adesso metto d'accordo, poi comunque metterò. Quindi rimanete sintonizzati perché ci sarà la live. Vi ricordo con Michele Bufalino, Saverio Bargagni e Matteo, che oggi era presente anche lui, tra l'altro, a Terni. Bene. Io niente, mi fermo qua e vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!